Tamai, Vigasio, Belluno, Abano Calcio, Mestre, Montebelluna, Campodarsico, infine Virtus Vecomp Verona. Queste le partite da qui fino a fine campionato della Triestina. 5 match casalinghi contro 3 in trasferta, tra cui la sfida al vertice contro il Mestre e la lotta tra l'argento e il bronzo Triestina-Campodarsego. 18 le reti segnati da Carlos Franza, giocatore con più marcature in casa rossola bardata, al pari di Dario Sottovia del Mestre e di Fabio Lauriac del Campodarsego. Questi tre in lizza per il titolo di capocannoniere della Serie D Girone C. L'occasione mancata della scorsa settimana per l'Unione ha un sapore amaro, in quanto le tre di testa hanno pareggiato contro i rispettivi avversari, lasciando immutate le posizioni in campionato. E quindi restano 7 i punti tra i Mestrini e Giuliani e 11 tra questi ultimi al Campodarsego. La squadra di Andreucci, così come tutte le altre, hanno potuto riposare qualche giorno in più in virtù della pausa di campionato dovuta alla convocazione della selezione della rappresentativa della Serie D per il Viareggio Cup. Questo ha permesso non solo di ricaricare le pile riposando e tornando a casa, per chi non è della zona, ma anche di recuperare alcuni infortunati, per la Triestina, come il capitano Leonarduzzi e il funambolo Banegas, che giovedì a Rocco avevano sostenuto un allenamento differenziato. Il tecnico inoltre recupera Pizzul dalla squalifica, ma fino ad aprile non potrà contare su Cecchi, infortunato. 8 partite ancora da giocare, a cominciare dal Tamai, che verrà in visita allo stadio Rocco domenica pomeriggio. I pordenonesi occupano la metà classifica, a pochi punti di distanza dalle ultime due di coda e dalle posizioni in alto subito dopo la zona playoff. Il rush finale sarà decisivo per la Triestina, chiamata a credere fino alla fine a una possibile rimonta, considerato anche lo scontro diretto, oltre agli impegni, e non da poco in termini di energie, proprio dei playoff.